Telespettatori e amici di San Giovanni Battista, si sta per avvicinare il grande evento che coinvolge tutta la comunità di Lancusi Bolano, che è la festa di San Giovanni Battista. Veniamo già da una solennissima processione del Corpus Domini, Gesù e Eucaristia, che dà senso anche al culto dei santi. E allora questa sera c'è una lezione divina su San Giovanni Battista a cura di padre Edoardo Scognamiglio, dal titolo molto bello che vuole indicare appunto il nostro impegno a seguire il Battista, e cioè precursori della gioia. Quindi ci sarà questo teologo e filosofo padre Scognamiglio che con intuizione e genialità ci presenterà la figura di Giovanni Battista. E poi ci saranno anche dei confratelli che verranno a celebrare. C'è una lezione divina su San Giovanni Battista a cura di padre Edoardo Scognamiglio, dal titolo molto bello che vuole indicare appunto il nostro impegno a seguire il Battista, e cioè precursori della gioia. Quindi ci sarà questo teologo e filosofo padre Scognamiglio che con intuizione e genialità ci presenterà la figura di Giovanni Battista. E poi ci saranno anche dei confratelli che verranno a celebrare in queste sere della novena. La festa, anche quella civile, inizierà già il 23 con la notte del profeta, a cura dei giovani che si sono impegnati a realizzare questa serata con delle cover di musica locale, proprio per dare spazio ai giovani, al loro talento e al loro diciamo impegno, perché la musica è anche veicolo di valori. Sabato invece è la solennità di San Giovanni Battista, le celebrazioni eucaristiche a partire dalle 6 ogni ora, con la messa poi solenne alle 11:30. Poi di nuovo la messa alle ore 19:30, che chiude un po' la serata a livello liturgico, ma la chiesa rimane aperta fino a notte fonda, anche perché c'è a livello civile proporremo una commedia teatrale. In più, ecco, c'è questo all'alba della domenica, iniziamo le messe al mattino alle ore 7 del mattino, e la domenica coinvolge un po' anche tutta la comunità per quello che è l'evento diciamo della solenne processione di San Giovanni Battista insieme al santo titolare della chiesa, San Martino, e a San Pio da Pietralcina. Le messe la domenica sono alle 7, alle 8, alle 9, alle 10 e poi alle ore 11:30. Quindi c'è questa possibilità, anche perché non lo dimentichiamo, cari telespettatori, senza domenica non possiamo vivere. Invece noi cristiani ci siamo un po' adeguati, invece troviamo in Gesù Cristo la sorgente della nostra vita, la sorgente della santità, perché il culto dei santi ha valore nell'oggi, perché, come ci ricorda Sant'Agostino, se quelli e questi sono diventati santi, perché non io? La santità non è un fatto per supereroi, ma riguarda ogni battezzato, ogni credente che si mette alla ricerca di un desiderio di incontrare il Signore, e il Signore lo ritroviamo dentro di noi attraverso i sacramenti che la Chiesa ci offre. E poi il giorno successivo, il lunedì 26, c'è il momento conclusivo con un concerto insieme per Pino Daniele, con la presenza di alcuni artisti che hanno accompagnato l'inizio della carriera di Pino Daniele: Tony Esposito, Tony Cercola e il fratello Nello Daniele. E allora, che dire, poi si concluderà con diciamo la tradizionale alzata di San Giovanni Battista, e quindi che vedrà verso mezzanotte la chiesa gremita di devoti. Quindi a chi è devoto di San Giovanni, a chi porta il nome di San Giovanni, lo invitiamo a farsi una visita nella nostra chiesa. Troverà accoglienza, troverà disponibilità, troverà gente che anche nella semplicità ma testimonia la bellezza di seguire, ecco, Cristo Gesù, perché
veneriamo San Giovanni perché lui è un grande, nel senso che si defila per dare priorità a Gesù Cristo. Infatti dice ai suoi: ecco l'agnello di Dio. Quindi noi seguiamo Giovanni perché ci indica qualcuno più grande di lui, che è Gesù Cristo, nostra salvezza e nostra pace. Allora, ciao a tutti carissimi, anche se sono così, forse qualcuno non mi conosce, non mi sono presentato, sono il parroco di Lancusi Bolano, Don Anillo del Regno, estendo a tutti quanti voi, ecco, un abbraccio caloroso, perché attraverso, ecco, la fede possiamo sperimentare l'abbraccio trinitario di un Dio che si prende cura di noi. Non dimentichiamolo, nessuno di noi è uno scarto, siamo gente preziosa agli occhi di Dio. Ciao a tutti, buona settimana e buona festa di San Giovanni Battista. Ciao, ciao. Buongiorno, sono Giovanni Nastri, sono un giovane di Lancusi, precisamente Bolano, però la parrocchia è unica. E niente, vi volevo dire, anzi invitare, già l'ha fatto pochi minuti fa il nostro parroco Don Anillo del Regno, per la festività in onore del nostro patrono San Giovanni Battista. Niente, che dire di questo grande santo? È stato un uomo straordinario, un uomo di fede molto straordinario, perché diciamo ha preparato la strada a Cristo nostro Signore. Ha fatto delle grandi opere, soprattutto per la nostra religione cristiana, e niente, che dire soprattutto della nostra anche bella effigie di Lancusi, che è un'effigie molto espressiva, molto, molto emotiva, è una statua molto molto bella. Io al di là della statua sono molto legato alla vita del Battista, alla figura proprio del Battista, a quello che ci indica, a quello che ci trasmette, e niente, posso dire soltanto che il Battista veramente è un santo straordinario, lui ci invita veramente, perché lui indica sempre il Signore, quindi ci possa veramente indicare per la sua festività, indicare sempre il Signore, di amarlo sempre di più e veramente trovare in lui un leader per fortificare la nostra fede in Cristo Gesù, il nostro Signore. Vi auguro anche, diciamo, vi auguro e vi invito a partecipare a questi eventi che saranno presenti a partire dal 23 con la serata del profeta in piazza, che ci saranno ad esibire delle cover band importanti, dalla serata del 23 per poi finire a quella del 26 con insieme per Pino Daniele, che si esibirà il fratello Nello Daniele in concerto con Tony Cercola e Tony Esposito e altri vari artisti che lo accompagnano nella band. Niente, vi saluto e vi invito ancora con il cuore a partecipare alla solennità di San Giovanni Battista, e colgo l'occasione a chi si chiama come me, tanti auguri, buon onomastico per il 24. Un abbraccio, da Lancusi è tutto, buona giornata.